Amici dello scavo di Negrarra, siamo ancora qui con le nostre colombare in diretta. Questa sera abbiamo dato come tema della puntata nuovi dati spaziali. Perché? Perché parliamo di dati territoriali, di territorio. Lo facciamo con Luigi Mannini, che è archeologo dell'Università degli Studi di Sassari e responsabile del progetto STEMPA, che sta per scavo, telerilevamento, studio dei materiali e del paesaggio dell'altopiano di Asiago, e Cristiano Puzzolu, che è archeologo esperto di rilievo topografico presso l'Università Statale di Milano. Vedo che già sono entrambi collegati, quindi li invito. Eccoli qua, dovrebbero comparire a brevissimo. Eccolo qua, Luigi, ciao. Ciao Chiara. Ciao, e c'è anche Ciao Chiara. Cristiano. Ciao Luigi, Eccolo eccomi. qua. Ciao Eccoci qua tutti ragazzi. collegati. Ciao, come state? Bene, bene. Tutto ok, tutto ok. Bene, bene. Sì, Allora, sì. questa sera appunto parliamo di rilievo topografico e di nuovi, non lo so, ci sono nuovi dati che riguardano il mare rispetto a quelli che abbiamo presentato l'anno scorso. Luigi, parti tu, visto che io l'anno scorso non c'ero. Ok, parto io. Allora, beh, qualche dato nuovo, sì, è stato ricavato, diciamo, durante il corso, diciamo, dell'anno scorso, anche se effettivamente io sul campo non sono intervenuto. C'è stata comunque una campagna abbastanza massiccia di analisi dei dati territoriali di tutta la Val Pollicella, sostanzialmente, comprendendo anche parte della Valle dell'Adige e parte delle Lessini, appunto, che hanno portato a inserire e inquadrare le colombare di Negrar sostanzialmente in un contesto di sfruttamento territoriale più ampio, anche appunto in relazione ai siti limitrofi e ovviamente coevi al sito delle colombare. I risultati appunto di questo studio saranno presentati a breve appunto in un articolo che abbiamo scritto assieme anche a Umberto, a Cristiano e a Paola Salzani e a Giada Donadelli, insomma, quindi un lavoro secondo me importante sul territorio che permette appunto di far vedere come le colombare svolgessero un ruolo di prim'ordine nella gestione proprio del territorio limitrofo, ma non solo, perché comunque il territorio analizzato è un territorio piuttosto ampio e piuttosto importante. Io adesso magari cedo anche un po' la parola a Cristiano per Luigi, dare. ricordiamo ad esempio, per giustizia, anche per il bel lavoro che ha fatto, che Giada Donadel ha fatto la tesi di laurea proprio su questo territorio. Quindi diciamo che è stato anche un piacere poi da parte di noi colleghi un po' meno giovani riuscire a utilizzare poi assieme a lei i dati del bel lavoro che ha fatto per portare poi diciamo a uno step successivo le sue analisi. Difatti, appunto, il lavoro che sono molto contento di sentire da te essere di prossima uscita, perché tu sarai la persona che lo farà uscire. Insomma, diciamo che quello sarà sicuramente, insomma, molto importante anche per diciamo avere una visibilità anche all'esterno, nel senso che noi, appunto, come dice Chiara, è già la seconda edizione di queste colombare in diretta. Quindi, diciamo, da un certo punto di vista, noi un po' che lo stiamo dicendo, e fortunatamente anche diciamo in una comunicazione rivolta anche al pubblico, diciamo, dei colleghi. Stiamo arrivando un po' dopo rispetto alla comunicazione curata da Chiara, ma anche da quel punto di vista lì
Adesso stiamo uscendo con un paio di lavori che insomma porteranno alla conoscenza anche dei colleghi. Io volevo aggiungere un paio di cose dal punto di vista diciamo delle acquisizioni spaziali nell'ultimo periodo. È inutile ricordare a chi ci sta ascoltando i motivi per cui l'ultimo anno e mezzo non ha potuto registrare ricerche e risultati clamorosi, però nel nostro piccolo, con un intervento di una settimana in completa sicurezza, scavando e picconando con le maschere, che è un'esperienza Abbiamo che visto tutti veramente l'aiuto, siamo andati non sul auguro a posto. nessuno. Abbiamo testato a novembre con Umberto e con un paio di colleghi della ditta Aura Archeologia, messi a disposizione dalla soprintendenza di Verona, Rovigo e Vicenza. Abbiamo testato l'area interessata dallo scavo forse più importante di Zordi degli anni 50, quindi dal punto di vista spaziale abbiamo ricollocato con certezza quello che è nella storia degli studi delle colombare di Negrar il punto da dove il materiale più importante proviene. E credo che questo sia stato l'argomento della chiacchierata della settimana scorsa. Da questo saggio non solo abbiamo avuto importanti dati spaziali, ma abbiamo avuto una decina di date C14 che aumentano esponenzialmente non solo le date note per le colombare di Negrar, che come saprai Luigi e come sa Chiara ammontavano a zero, adesso ne abbiamo 10, ma anche quelle dei siti della Val Policella, diciamo, hanno comunque avuto un incremento. Quindi, diciamo, l'aspetto più importante, che sarà poi presentato anche al convegno di Preistoria e Protostoria di quest'anno, è quello che abbiamo campionato da questo saggio, però non è gratuito parlarne oggi perché, ripeto, è stata nell'impossibilità di fare cose molto più estese, è stata un'importante verifica dei punti spaziali che noi conoscevamo dagli scavi degli anni 50. Altre due parole, così magari introduciamo i prossimi 5 minuti di chiacchierata. Quello che noi sapevamo dagli scavi degli anni 50 dal punto di vista topografico, quindi dal punto di vista spaziale, era il posizionamento dei punti dove Zorzi aveva fatto dei saggi di scavo, posizionamento che noi avevamo con una serie di numeri su una fotografia. Quindi da questo punto di vista, anche qui è molto importante parlare delle potenzialità di uno studio spaziale in un sito come le Colombare. E quindi sono molto importanti i lavori fatti da Giavi, i lavori fatti da Luigi, la meravigliosa ricognizione di superficie che l'anno scorso ha fatto Stefano, che forse, Stefano Viola. della quale forse avrà parlato Stefano Viola, che salutiamo se ci vede, ma è anche molto importante dire che solitamente, e dico solitamente, intendendo con un approccio scientifico degli ultimi decenni, quindi non sto assolutamente esprimendo un giudizio di merito su uno scavo degli anni 50, ma secondo i nostri standard è molto importante anche solo avere una collocazione di quelli che sono gli interventi su un sito del quale noi ci proponiamo di conoscere la storia prima di poterla far conoscere anche agli altri. Quindi anche questo, diciamo, è un nuovo risultato spaziale. Un altro piccolo saggio fatto
a ridosso di altri due punti, diciamo, degli scavi degli anni 50, ci ha in qualche modo detto che fra questi due scavi, che devono essere stati abbastanza pesanti dal punto di vista della terra smossa, il saggio 2 e il saggio 4, ci sono dei lembi di stratigrafia ancora in posto. Quindi anche qui nuovo dato spaziale. Sappiamo già dove andremo a scavare quest'anno, visto che non manca molto, insomma, ecco, infatti. Due punti sono già decisi. Ricordiamo appunto che la campagna di scavo quest'anno invece ci sarà, e sarà una lunga campagna di scavo, perché saranno 6 settimane. Pardon, la telecamera che l'ho chiusa. Eccoci qua. Allora, saranno 6 settimane di scavo. Che cosa faremo, che cosa farete voi durante queste 6 settimane? Ma sì, allora, sicuramente gli aspetti che ha evidenziato Cristiano sono fondamentali, perché danno, tra virgolette, un nuovo punto di partenza e, come diceva, almeno due nuovi punti su cui procedere con le attività di scavo, però appunto questo offrono anche punti di partenza più precisi anche per un ulteriore raffinamento delle analisi da portare avanti a livello territoriale. Quindi avere dei punti sicuri a questo punto dove ci sono stati già gli interventi negli anni 50, più i nuovi dati che verranno fuori dalla campagna di scavo attuale, più conterei inoltre di recarmi anch'io quest'anno sul campo, appunto assieme a Umberto, assieme a Cristiano, e così per verificare alcuni punti di visibilità che erano usciti durante appunto le analisi spaziali svolte, diciamo, durante l'inverno scorso, insomma. Credo che possano appunto fornire un inquadramento davvero notevole e un salto di qualità molto molto importante per l'intera ricerca sulle colombare, perché appunto andare a unire con un filo conduttore, una sorta di continuità diretta, gli scavi degli anni 50 con le nuovissime e estremamente importanti ricerche che sta appunto portando avanti Umberto negli ultimi anni sulle colombare, io penso che sia di fondamentale importanza. Credo che appunto proprio il rinvenimento dei primi saggi Zorz, quindi quelli che hanno restituito il maggior numero di materiali, e anche le datazioni al radiocarbonio, offrano davvero una continuità importante nella storia degli studi e nella prosecuzione degli studi del sito di Colombare, e aprono davvero delle porte importanti su tutta l'analisi effettuabile sul sito, quindi non solo spaziale, che è comunque l'argomento della comunicazione, della conversazione di stasera, ma anche su tutti gli altri aspetti, come sottolineava anche Cristiano, anche gli aspetti stratigrafici, il fatto di aver individuato ancora stratigrafia intatta sugli scavi condotti da Zorzi ci permette appunto di avere un approccio, diciamo, più moderno, diciamo, rispetto agli interventi effettuati negli anni 50, insomma. Quindi comunque ci permette di andare a ricollegare, ricalibrare con le metodologie moderne un intervento effettuato in un passato non così remoto, ma comunque per le ricerche scientifiche comunque a una distanza abbastanza importante, ecco, insomma. Quindi secondo me questo, l'intervento, diciamo, del 2020 ha fatto fare un salto di magnitudo davvero importante all'intera ricerca, insomma. L'altro aspetto che forse sarà interessante portare avanti quest'anno, sento un ritorno fastidioso, sentite anche voi? No? Un pochino, non so come mai. Proviamo. Adesso? Se no provo con gli auricolari. Vogliamo provare a metterci tutti l'auricolare? Proviamo. Il bello della diretta.
Allora, bello di io ne sono sprovvisto, scusate. Io lo metto, pronto? Lo metto, però effettivamente eccoci qua. Allora, mi sentite meglio? Perfettamente. Perfetto, bene, scusate per il disguido. Allora, dicevo, un altro aspetto molto importante, secondo me, dal punto di vista spaziale, e quindi citiamo nuovamente il bel lavoro di Stefano Viola, sarà proprio quello di ulteriormente raffinare la ricognizione fatta da Stefano. Cosa significa raffinare? Non che lui ha fatto un lavoro grossolano, significa che il primo momento di conoscenza del sito è stato per forza di cose è stato necessario condurlo in tutto quello che noi ritenevamo essere il sito e anche oltre. Diciamo, adesso non vorrei usare termini troppo complicati, Luigi, nel caso, quando ci vediamo, bastonami, in questo modo si eliminano quelli che si definiscono i side effect. Cioè, quando io ho comunque una ricerca che in qualche modo va a campionare il territorio, io rischio sempre di valutare in maniera sbagliata quello che trovo alle estremità. In questo modo, allora, Stefano con i ragazzi è andato ben oltre il limite del sito e in qualche modo siamo riusciti a posizionare quello che secondo noi è l'estensione totale della frequentazione. E anche questo è un dato spaziale molto importante perché siamo attorno ai 3 ettari non in pianura, non in un villaggio che magari si è spostato come succedeva nel Neolitico perché sfruttavano dei terreni, poi questi terreni perdevano un po' di capacità produttiva e allora le capanne si spostavano. In questo modo abbiamo questi villaggi che occupano ettari, ettari, ettari. No, qui chi non ha visto il sito delle Colombare può fare un po' fatica ad immaginare. Qui ci troviamo in montagna, ci troviamo in mezzo a una collina alta, ci troviamo nemmeno in una collina. Allora, è comunque una collina con enormi massi, non è un terreno dove io posso espandermi dove voglio, quindi è un terreno nel quale io comunque sono costretto a rimanere. E in questo terreno nel quale sono costretto a rimanere, sicuramente quest'anno dobbiamo cercare non solo di dire il tutto si estende per 3 ettari, dobbiamo vedere se è possibile, perché poi nel frattempo la copertura del bosco è cresciuta molto. Ci sono delle foto degli anni 50 e 60 che fanno vedere che le colombare erano dei prati con questi massi, un paesaggio molto bucolico. Adesso è molto bello, è bucolico lo stesso, ma siamo in mezzo a un bosco. Allora, da questo punto di vista, sarà più difficile avere la possibilità di avere una lettura della superficie ottimale, ma quello che ci piacerebbe fare è cercare di capire se all'interno di questi 3 ettari riusciamo scusate, evidenziare delle aree che possiamo definire, diciamo, un po' più votate all'abitazione, delle aree dove molto probabilmente si potevano raccogliere gli animali. Cioè, dobbiamo in qualche modo fare il salto di cui ha parlato prima Luigi sulla conoscenza, diciamo, del sito. Anche in questo dobbiamo cercare di fare un salto di qualità. Il salto di qualità, quindi, dal nostro punto di vista, diciamo appunto, di archeologi interessati un po' alla spazialità del sito, non si ottiene solo, si otterrà anche naturalmente con lo scavo stratigrafico, ma si può ottenere anche con una conoscenza
che va un po' più in estensione, va meno in profondità, ma va molto più in estensione. Quindi questo è anche un po' quello che ci aspettiamo. E questo ricordiamoci anche molto importante anche per la comprensione, come diceva prima Luigi, dei rapporti con la Valpolicella, quindi con il Ah, resto del fondamentale, territorio. fondamentale. Beh, vabbè, noi le sappiamo, chi ci ascolta, considerate solo questa cosa, nella preistoria e anche nella protostoria, diciamo, iniziale, la Valpolicella è molto conosciuta per la selce. La selce di Monti Lessini è la materia prima che prima dell'invenzione dei metalli serviva per preparare una incredibile moltitudine di strumenti. E molto probabilmente quello che noi stiamo cominciando a pensare è che le colombare abbiano legato la loro lunga vita, perché parliamo 2000 anni. di decine di secoli, all'importanza della selce, ma tenete in considerazione che non c'è un nodulo di selce imposto sulle colombare. Quindi anche questa è una bella domanda dal punto di vista spaziale. Siamo in grado di capire questo sito che molto probabilmente per altri indicatori sappiamo essere, o quantomeno questa è la nostra proposta interpretativa, essere legato alla circuitazione della selce. Riusciamo in qualche modo a vedere come la selce. Naturalmente la selce noi la vediamo in superficie, ma è stata portata da fuori, è stata portata dall'uomo. Quindi potrebbe essere interessante vedere se troviamo dei posti votati alla lavorazione della All'uomo. selce. Ci sono un sacco di cose molto, molto belle da poter fare da questo punto di vista. Sì, in questo senso, ricollegandomi all'importanza della ricognizione di Stefano, ma anche a quella che auspicabilmente si proseguirà a fare quest'anno, insomma, un'analisi appunto di tipo di densità sui rinvenimenti effettuati. Che suggerisco in questa sede, ma poi appunto si valuterà anche assieme a Cristiano e Umberto, può essere appunto importante per determinare eventuali aree deputate appunto a specifiche attività che possono essere appunto artigianali, come quelle legate appunto alla lavorazione della selce appena anticipata da Cristiano, ma anche altri tipi di attività, magari più domestiche, più legate appunto alla vita quotidiana delle persone. E quindi appunto, come vediamo, l'analisi spaziale può essere anche importante non solo in un'ottica di rapporto del sito con il territorio, ma anche del rapporto a livello di scala media, quindi interna al villaggio, rapporto tra le singole aree all'interno, diciamo, del sito stesso, insomma, quindi rapporti tra specifiche aree di produzione, lavorazione, sfruttamento da parte dell'uomo, che sono appunto, come ricordava Cristiano, abbastanza predeterminate dal contesto ambientale in cui ci si trova, perché appunto la presenza, diciamo, di questi enormi massi aratici non è che potevano tanto spostarsi in lungo e in largo a piacimento, come appunto potrebbe avvenire in un contesto planiziario o in uno spazio magari anche sempre collinare, ma più favorevole, ecco, insomma. Quindi probabilmente la posizione stessa delle colombare doveva essere determinata da un qualcosa che verosimilmente non era la presenza di selce, perché Cristiano ricordava non ce n'è a livello, diciamo, di estrattivo, o comunque al momento non lo conosciamo, e verosimilmente non è neanche il fatto che sia un terreno particolarmente agevole. Quindi bisognerà, diciamo, approfondire anche il perché c'è una così lunga continuità d'uso di questo sito a livello appunto cronologico, insomma.
Beh, sempre dal punto di vista spaziale, scusa Chiara se ti rubo il lavoro, però facciamo parlare Luigi dell'importanza proprio del punto sul quale sorgono le colombare rispetto ai ricostruiti passaggi durante la preistoria e la protostoria, che naturalmente sono leggibili nell'orografia attuale, che insomma non molto probabilmente, a parte qualche frana che insomma non possiamo escludere, ma molto probabilmente la situazione è molto simile a quella di qualche millennio fa. Sì, è un lavoro che tu hai, secondo me, hai fatto molto bene, insomma. Grazie mille intanto. Sì, sicuramente, cioè sicuramente, probabilmente, diciamo, l'orografia non è cambiata molto a livello morfologico, la morfologia del territorio circostante le colombare, appunto, al di là di qualche frana, di qualche livellamento antropico recente, diciamo, per la costruzione dei paesi in fondovalle o così, insomma, non ci devono essere stati grandissimi cambiamenti che appunto pongono colombare su una direttrice, anche se non direttamente, diciamo, lungo la valle dell'Adige, anche parzialmente a controllo, secondo me, delle vie di comunicazione più importanti verso la pianura veronese e verso le vallate alpine attraverso la valle dell'Adige, perché il sito Le Colombare ha una forte propensione verso, diciamo, sud-ovest sostanzialmente e parzialmente anche verso nord-ovest. In questo senso, e probabilmente la posizione potrebbe essere stata scelta proprio riguardo appunto un possibile centro di controllo non solo degli sfruttamenti, diciamo, estrattivi, ma anche appunto delle vie di comunicazione con anche, diciamo, contesti più distanti, cioè. Perché se siamo onesti, la selce dei Lessini viaggia e viaggia parecchio, cioè non c'è. Ricordiamo banalmente che il Garda è un poco più a ovest, insomma, e anche quello era comunque un territorio, anche dal punto di vista culturale, insomma, abbastanza importante nel Neolitico, nell'età del rame. Sì, quindi insomma avremo tante cose da scoprire, no? con gli studi di quest'anno, le ricerche di quest'anno e poi. Ah, sì, sì, è un peccato che dureranno solo 6 settimane. Infatti. Allora, ultima domanda, che però rivolgo a Cristiano, perché parliamo di GIS. Parliamo di GIS e parliamo del laboratorio che sta per nascere. È un progetto interno al Preclab, quindi. Io ti volevo soltanto chiedere di accennare un po' questo progetto e capire non tanto come si svolgerà perché non lo sappiamo ancora, ma quali sono gli obiettivi. Beh, allora, insomma, intanto ti ringrazio di questa cosa, ma spieghiamolo, non è che parlando di GIS studiamo Luigi, perché no, è altrettanto titolato a parlarne. Allora, l'idea è. Sì, io sento ancora questo ritorno fastidioso, io lo sentite anche sento voi? Il ritorno purtroppo, quindi l'auricolare non ha fatto molto. Allora, vediamo adesso. Allora togliamo l'auricolare, vediamo se. Prova a toglierlo solo tu e vediamo cosa succede. Vediamo se l'abbiamo fatta. Sì. Boh, sembra di sì. Allora, no. Sembra la voce di Paperino, scusate, ma sono veramente. È un po' fastidioso, sì. Allora, proviamo a capire. Va bene, proviamoci, dai, io non cerco di non fermarli, chi Chiara fermami se proprio è una cosa okay. Terribile. Allora, l'idea è questa, cos'è GIS? Fondamentalmente è Geographic Information System,
è un, una metodologia di trattamento dei dati sociali che viene portata avanti ormai dai primi anni 90 a livello di territorio, da verso la fine degli anni 90, facendo a metà degli anni 90, anche alla scala del sito, quello che diceva prima Luigi, una sorta di meso scala, ed è un approccio metodologico che è molto importante appunto per studiare un territorio e per studiare l'aspetto spaziale. Quello che cercheremo di mettere in piedi fattivamente, il tutto succederà dopo lo scavo delle colombare, banalmente perché lo scavo delle colombare comincerà a fine agosto e io comincerò, diciamo, a frequentare assiduamente Milano appena prima dello scavo delle colombare. L'idea quindi sarà quella di creare un laboratorio che deve essere inteso come un luogo fisico, ma anche come un gruppo di persone che cerchi di portare avanti con questo tipo di approccio, che quindi è l'utilizzo di software, ma è anche il sapere che tipo di domande chiedere al software. I software di GIS ormai sono arrivati ad avere tutta una serie di pacchetti pronti per i quali per avere un tipo di analisi basta premere due, tre tasti e si ottengono dei risultati. C'è un meraviglioso manuale riguardante i GIS. Nel titolo si parla di spatial technologies, quindi tecnologie spaziali, quindi comunque l'aspetto spaziale è da sempre importante per i GIS, che è quello, Luigi, di Wheatley e Gillings, dove loro dicono ormai c'è troppa gente, io traduco dall'inglese, che decide di fare qualcosa di gissoso e poi alla fine prova a gissizzare i dati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dagli anni 90 in poi questa è stata un po' la parola magica per dire anche noi facciamo robe belle, aggiornate, anche noi siamo figli, abbiamo anche noi chi si occupa di GIS. Benissimo, però è uno strumento che se usato bene da buoni risultati ed è anche parecchio divertente, cioè guarda me, Luigi, sicuramente non sembriamo due persone sofferenti, insomma, cioè, no. Esatto, no? Fa anche vivere bene, tranne quando non ti costringe anche di notte a portare avanti certi processi, ma vabbè, quello è un altro problema, però bisogna sapere cosa chiedere. Allora, sarà presunzione la mia, ma credo di no, perché comunque molti dei ragazzi li ho conosciuti, alcuni con alcuni ho anche già lavorato magari per le loro tesi e ho visto, insomma, grande entusiasmo da questo punto di vista. L'idea sarebbe quindi quella di, in qualche modo, portare questa mentalità. Ecco, allora diciamo che il laboratorio sarà una stanza, saranno due stanze, sarà uno sgabuzzino, non lo sappiamo ancora. Sarà un posto dove avere un paio di computer e dove chiacchierare di questo tipo di metodologie. Tipo di metodologie che poi in un percorso di un archeologo in formazione, come può essere un ragazzo che si forma scavando alle colombare, ma scavando anche in altri siti dell'Università di Milano o scavando in siti di altre università, però diciamo cerca di, come posso dire, se ne ha la possibilità di capire perché schiaccia quel bottone. Anche se quel bottone non è in un software GIS, cioè
è un po' un'altra definizione meravigliosa che c'è in questo manuale, dice che il GIS perché piace così tanto agli archeologi? Perché fornisce in digitale la replica di uno spazio che è come lo spazio, è come l'ambiente, cioè è uno spazio tridimensionale, è uno spazio dove io posso metterci delle variabili, posso metterci dei comportamenti, posso metterci dei siti, dei paesi, dei fiumi, ma posso metterci anche le fonti di approvvigionamento della Selce. E allora posso cominciare a ragionare perché questo territorio era più o meno appetibile. Ecco, se in qualche modo riusciamo. E in questo, insomma, l'aiuto di Luigi, che questa cosa già la fa da un po' per l'Università di Sassari e prima la faceva per Padova, insomma, se riusciamo anche a coordinarci, secondo me un po' di ragazzi e ragazze che portano avanti questo tipo di mentalità, secondo me li troviamo, insomma. Quindi, quest'anno ci divertiamo perché gettiamo le basi sul campo. L'anno prossimo arriviamo con un po' di persone già più consapevoli. Quindi, insomma, secondo me, È un bel bene, bene progetto. così, andiamo avanti così, insomma, dai. Cristiano ha toccato un punto che mi sta particolarmente a cuore quando ha detto che i ragazzi si formano sul campo. Io vedo fin troppo spesso, appunto, collegandomi proprio a quello, alle definizioni che ha citato proprio Cristiano, che appunto il GIS viene utilizzato in maniera anche molto spesso inconsapevole, cioè si sviluppa sempre di più una categoria dei cosiddetti archeologi da tastiera, come piace definirli, che non hanno o non sanno più tenere in mano una cazzuola. E secondo me questo è un grosso problema, perché credo che si perda il contatto con il contesto archeologico vero e proprio, che deve fornire la domanda, che poi appunto i mezzi come la cazzuola o il GIS, perché sono mezzi, sono entrambi mezzi a cui insieme forniscono la risposta. Non si può escludere l'uno dall'altro e non si può conoscere l'uno senza conoscere l'altro, secondo me. Cioè non puoi fare un'analisi territoriale, una fotointerpretazione o un'analisi spaziale senza comprendere, secondo me, gli aspetti anche stratigrafici che vanno poi a formare il contesto archeologico su cui poi si va a operare, che sia un'operazione di scavo, che sia un'operazione di analisi attraverso il GIS, insomma. Io credo che questo punto mi sta particolarmente a cuore, quindi sono intervenuto anche in questa occasione dove appunto Cristiano appunto ha sollevato in maniera più che competente e non con presunzione il problema, assolutamente, insomma. Questo credo sia fondamentale, insomma, scusate l'intervento. No, no, ma figurati, ma infatti secondo me comunque la cosa interessante e importante dello scavo alle Colombare è anche questo mettere l'accento su, diciamo, una connessione tra no, i vari aspetti della disciplina, le varie ricerche, quindi c'è sì lo scavo stratigrafico, ma c'è anche poi l'aspetto di archeologia spaziale, ma ci sono anche i campionamenti ed è tutto collegato, quindi Beh, da questo punto di vista, secondo me, è proprio vabbè, insopportabile questa roba. Da questo punto di vista, secondo me, è proprio la cifra dello scavo delle Colombare che è quella, è nel titolo del progetto. Cioè, è uno studio comunque volto a una ricostruzione paleoambientale. E quindi la parola paleoambientale viene declinata in 100.000 aspetti diversi, quindi è necessario avere questa moltitudine di approcci perché noi vogliamo avere una moltitudine di chiavi di lettura. Perché l'unico modo, ripeto,
ma forse sono io particolarmente stupido, ma io faccio fatica a capire come ci possa essere stata un'occupazione dal Neolitico recente alle prime fasi dell'età del bronzo, che va sicuro, insomma, sono parecchi secoli, in un posto come Colombaro. Quindi noi per avere una risposta, e questa risposta noi la dobbiamo dare, perché abbiamo voluto questa sfida e quindi in qualche modo dobbiamo dare il nostro contributo a una risposta, e in questo modo, vabbè, è quello, è il modo col quale hanno sempre descritto il lavoro dell'archeologia, no? È quello di mettere assieme un puzzle, di mettere assieme un sacco di piccoli pezzi, un mosaico per ricostruire questo quadro. E in questo progetto la ricostruzione del mosaico, del quadro, è proprio nella stessa idea di fare un progetto alle Colombare. Quindi assolutamente, e in questo, e qui insomma tiro un po' l'acqua al mio mulino, e lo strumento GIS che appunto, come sono convinti appunto quelli come me e Luigi, è anche un modo di pensare la ricerca archeologica, diventa molto importante perché è proprio un modo, è un aggregatore di componenti geografiche e non solo geografiche per poter ottenere una qualche risposta che non c'era in partenza. In questo modo quindi si ottengono dei risultati che non sono gissizzati. Cioè, se io da dati che ho in partenza produco nuova conoscenza, allora lo strumento del GIS è uno strumento di ricerca. Se invece faccio solo vedere quello che so già con dei colori diversi e dei pallini più eleganti, non ho fatto ricerca. Ho fatto una cosa importante, perché comunque magari ho messo ordine in una serie di dati che sapevo e li ho fatti vedere. Non dico che questo non sia importante, dico che però, voglio dire, come avere... Non ho fatto il passo in più. Non ho fatto il passo in più, è come avere un laboratorio di chimica e utilizzarlo per tirar fuori la formula dell'acqua. Beh, lo so già. Cioè, ho fatto lettere, ma fino ad H2O ci arrivo anch'io. Cioè, noi, insomma, in qualche modo cercheremo di provare a dare queste risposte un po' più sfaccettate, diciamo. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per questa chiacchierata che è stata interessantissima, importantissima. Spero che abbiamo chiarito un po' di punti anche per chi ci ascolta e per chi, insomma, è interessato al nostro scavo di Negrar, perché ricordiamo che comunque tra gli spettatori abbiamo anche chi abita nel territorio della Valpolicella, e quindi è anche importante far sapere, insomma, quali sono le nostre attività sul territorio, no? E questa è una delle più importanti, per cui è stata sicuramente una chiacchierata importantissima. Quindi vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona serata, e ci vediamo sullo scavo. Grazie a Cristiano, e complimenti per l'iniziativa del laboratorio, molto molto interessante. A presto, e speriamo di vederci sullo scavo. Ciao, 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 Chiara, ciao, ciao. Luigi.